Roma, 2 novembre 2000, intervistato il signor Sabatino Finzi, conduce l'intervista Aldo Pavia. Sono Finzi Sabatino, nato l'8 gennaio 1927. Ecco, quindi, signor Finzi, lei è di religione ebraica. Sono di religione ebraica da sempre. Gli anni che hanno preceduto poi la deportazione, lei era molto giovane, era un ragazzino. Avevo nemmeno 16 anni. Ecco. Quanti eravate in famiglia? In famiglia, quando hanno bussato la mattina i tedeschi che hanno accerchiato il ghetto, nella mia casa c'ero io, mio padre 39enne, mia madre 38enne, una bellissima sorella di 13 anni, i miei nonni materni e tre zii materni. Quando sono arrivati i nazisti a Roma, sì. Ecco, voi avete avuto paura, cioè avete magari pensato che abbiamo poteva... Abbiamo avuto la stessa paura di tutti i romani. Ho capito. Dopo averci tolto 50 kg d'oro, ecco, che ci siamo tolti le fedi, chi ce l'aveva, e le catenine e compagnia bella. Quindi loro, anche... loro sono venuti a colpo sicuro. Cioè, anche voi, come tutti, avete dato quello che avevate, di quello oro, che avevamo, quello che ci serviva. Certo. Senza... Ci credevamo che ci salvavamo la vita. Ecco, quindi appunto quella mia domanda era questa, cioè una volta dato l'oro voi pensavate, esatto, di poter, esatto, stare... Ma non sapevamo che l'avevano dato gli archivi, certo, con nome e cognome di tutte le famiglie ebree dove abitavano. Ho capito. Venerdì sera. Però cominciava il sabato ebraico. Venerdì sera sono passati per tutto il ghetto due motocicliste col sidecar e hanno buttato delle bombe a mano per terra per impaurire, per non far uscire nessuno da casa. Poi la mattina alle 7 hanno bussato a tutte le porte. Sono entrati non la Wehrmacht, l'SS, in tre a casa mia, e hanno dato un foglio in mano dove c'era scritto di prepararsi entro 20 minuti, un quarto d'ora, e di portare tutte da mangiare che noi avevamo lì, cioè ognuno aveva delle scatolette, qualcosa, soldi, e della biancheria, entro un quarto d'ora. Tutti abbiamo fatto così. Siamo usciti da casa e sotto il portone già c'erano le macchine, lì, i camion bassi, camion piccoli, motrici, e ci hanno fatto salire sopra a tutti. E mano a mano ci hanno portato a una caserma vicino all'ospedale di Santo Spirito. Al collegio militare. Collegio militare britannico, mi sembra che sia. Ora c'è. E ci hanno messo lì, c'erano molte stanze, tutti là, per terra, per una notte. La mattina presto ci hanno portato con gli stessi camion alla stazione di Prenestina. C'erano i vagoni pronti, bestiami, cari bestiami, coperti con delle feritoie solo, sa dove mettere i cavalli, no? Certo. E 40 persone ogni vagone. Ecco, quando siete stati portati sui carri bestiame, no? E lì è cominciato il viaggio. Ecco. Il viaggio è stata una cosa da fantascienza. Una cosa da fantascienza. Quindi questo viaggio è cominciato. Se e lei voi... pensi, 40 persone in un carro bestiame che ci vanno 8 cavalli, 7 cavalli, 40 persone. Fare i bisogni corporali, donne e uomini, allora dovevano mettere a un angolo le donne, quando una donna aveva 8 giorni,
una coperta che la tiravano in 3-4 donne, quella faceva e si buttava dalla finestra, non dalla finestra, dalla feritoia. Sì, dalla feritoia. Senta, signor Sabatino, e cibo vi hanno piano dato da mangiare in quei giorni? Due volte solo ci hanno da mangiare. Io mi ricorderò sempre e ringrazierò ancora oggi che ci siamo fermati per un paio d'ore nel Veneto, a Verona, per andare a Verona. La bontà dei veneti, che sapevano che passavamo noi, ci hanno riempito di mangiare dalle feritoie. Piangevano le donne. Ci davano roba dalle feritoie, perché c'erano. I cari bestiami sono fatti con. Certo, quella cosa in Ci hanno alto. aiutato, solo loro. Voi siete arrivati la sera del 23, mi pare, ottobre, a Birkenau, A no? Birkenau, A Birkenau. direttamente a Birkenau. Lei pensi che da Roma a ottobre, che è il più bel mese di Roma, Certo. che se ne parla sempre delle ottoberate romane, dopo 7 giorni, 8 giorni, stare a 8 gradi già sotto zero con la neve. Quindi avete trovato la neve, che era per voi, la Chi l'ha vedevate vista? forse sulle montagne Sì. d'inverno, ma O ecco. chi sapeva, o chi aveva i soldi per andare Poi a sciare. andare a sciare. Ecco, Coperti bene. certo. Quando siete arrivati a Birkenau, poi loro vi hanno scaricato, mi pare, la mattina. Ci hanno scaricato, c'era, come si vedono ai film, l'Obersturmbannführer, che è un Il colonnello con colonnello. tre quadratini qua, con due o tre ufficiali. Mano a mano che scendevano dai là, dai qua, dai qua. Dei 1.100 che siamo stati presi, ne hanno presi 153. Che sono entrati al Fuori al campo. campo, l'altro tutti morti il giorno stesso, sopra ai camion. Noi a lavorare, loro A morire. a morire. Ecco, senta, quando siete entrati nel campo, cosa è successo? Cioè, dove vi hanno mandato appena Ci arrivati? hanno andato, ci hanno rasato tutti agli uomini in testa, a me in testa, agli uomini. Io Certo, non, tutto il corpo. io ero piccolo, spruzzato con della roba e fatto il numero subito. Il mio numero, quello che me l'ha fatto, era uno dei nostri. No, noi non italiano, Era ebreo anche lui. lo sapeva che io mi salvavo, perché me l'ha fatto in un modo così bene, perché li facevano tutti bo, bo, bo. Certo, si legge molto bene. Sono 55 anni che mi ha fatto questo, eh. E poi io, loro lo facevano con un serbatoietto, con un ago, con l'inchiostro di china dentro, e lo facevano così. Lui, quando che ogni puntino che fa, perché se lei lo vede bene, sono tutti puntini, non è un tatuaggio come questo che mi sono fatto in Cina io, che ce l'ho tanti per corpo, che l'ho fatto per antonomasia, perché me l'hanno fatto loro e me ne sono fatti anch'io. E allora ogni puntino schizzava una gocciolina di sangue. Lui, da buon ebreo, mi fece: ma non aver paura, di e te lo levo. Sangue levato. Ormai stava dentro Quindi di da chiodo. quel momento il 158-556 è diventato il suo nome. Il mio nome per 2 anni, e lo dovevo portare sopra al vestito che mi hanno dato, con la stella ebraica sopra, gialla e rossa. Una volta appunto fatto il tatuaggio, Il mio nome, la basta, rasatura, il mio nome non esisteva più. lei era quel numero, era Numeri, e quando che ti chiamavano, che non 158-556. rispondevi, erano botte. Ecco. L'inizio è stato drammatico, nel senso, voi non capivate le lingue che parlavano lì, no? Era difficile per voi poter capire gli ordini. Beh, il numero l'abbiamo capito subito, perché erano botte. Ecco, cioè. Io lo sapevo fino a pochi anni fa.
Certo. Perché poi ce l'avevamo qua, sopra al vestito a righe, quel famoso blu e bianco, non so se l'ha mai veduto. Sì, sì, certo. C'era una targhetta bianca che ti dovevi cucire col numero tuo qua. Senta, e gli ordini tutto era in tedesco o in polacco? Gli ordini, il campo, tutti i campi. Oh. E quindi siete stati mandati alla quarantena poi, no? Subito. Stavamo in quarantena che ci hanno fatto più di 8-10 iniezioni in petto, ma poi le iniezioni le facevano con una siringa così. A chi gliene davano un po', a chi gliene davano di meno, via. Ecco, ma lei sa queste iniezioni perché cos'erano? Che ne so io. Non lo sa, cioè. Erano non... contro il tifo, contro il colera, contro il tetano, per loro. Certo. Comunque... Per paura di essere contagiati anche loro. Certo. Senta, quanto siete rimasti più o meno, se si ricorda, in quarantena? 40 giorni. Un mese. E poi siete stati avviati al lavoro. Avviati al lavoro e ci hanno portato da Birkenau a Jawischowitz. Ecco, poi lì è stato mandato appunto a lavorare e lì erano miniere di carbone, mi pare. Miniere di carbone, facevano tre strati, a un chilometro dal campo di concentramento, in Alta Slesia. Certo. Tre strati, 150 metri, 300 metri e 450 metri, per sfruttare bene. Allora, nei campi di concentramento, quando entravi c'era scritto Einlausen, Tein Tod. Un pidocchio ti causa la morte. Ce n'erano certi così grossi. Poi c'erano altre scritte, Arbeit macht frei. Il lavoro rende libero. Non lì. Ma cosa? Ma è una presa per sedere. Certo. Lì si entrava per morire, non per... No. Arbeit macht frei. Ecco, senta. Arbeit macht frei. E che cosa vi davano da mangiare? La mattina era sveglia che c'era la luna. Se uno con i capelli come lui non si lava per 3 giorni la testa, dove vengono tutte sporcherie qua, se no. Noi eravamo tutti rasati e se vedevano un pezzettino così ti davano un sacco di botte. Allora dovevi lavarti la testa con l'acqua ghiacciata, poi ti davano un litro di tè. Il tè non era tè, c'erano centinaia di litri, erano dell'acqua bollente con delle erbe dentro, calde, così, senza pane, senza niente. Quindi senza bevevate, cornetti caldi, niente. Bevevate solo qualcosa di caldo. Ecco, e poi cos'altro vi davano durante il lavorare? Giorno? A luna davano un mestolo grande di minestra, era minestra di tutte zucche rosse. Come si chiamano? No, barbabietole. Grosse. Ah, le barbabietole, rape, no? Le barbabietole, certo. Poi il mattino dopo riprendeva. Quando uscivi per andare a lavorare, che si era fatto giorno, inspiegabilmente, ironia della sorte, c'erano 6-7 musicisti. Non un'orchestrina che suonava. Che suonava quando uscivi. Tutto con la malvagità, certo. Senta, e voi facevate... Con la musica mi mandi a lavorare, con un litro d'acqua calda in corpo. E mi dovevo lavare bene, tutto bene. Ecco. La parola loro era scurvessena, ceppa e scurvessena. Cioè? Impala, figlio di mignotta. Durante le ore di lavoro avevate dei momenti di sosta, di pausa oppure... 8 ore. Ecco, e se vi fermavate, cosa accadeva? Ti menavano, ti chiamavano... Fammi vedere questa
hanno fatto dietro. Perché lui deve muovere là. Quindi era sabotaggio se vi fermavate, tutto era sabotaggio. Ma no, dovevi lavorare, non era sabotaggio. No, no, per loro dico. E dovevi lavorare. Ecco, loro avevano le bombe a mano. Quelle loro sono con un pezzo di legno così, si ricorda? Certo, quelle con però, e te ne davano in testa così, perché per farli esplodere bisogna levare il tappo sotto. Senta, e chi vi sorvegliava durante il lavoro? SS o civili? Civili polacchi. Civili polacchi. Cornuti peggio di quelli. Ho capito. Quindi la crudeltà era di tutti, non era solo... I polacchi sono tremendi. I polacchi sono tremendi, quelli che stanno lì. Ecco, quindi finito il turno rientravate nei vostri blocchi. Sì, esatto. E c'era il pranzo, te lo davano là, questa... Brodaglia. Era densa, l'uterave, ma che vuoi che te danno la carne, i fettuccini, non lo so. Però... Per noi era come il tartufo bianco, se voglio dire, dico. Certo. E poi la sera, quando la sera davano un pane di quelli quadrati, lei no, non l'ha mai veduto? No, li ho visti in film, in qualche posto. Sì, certo, poi ho visto. Dunque c'era, davano uno ogni 5 persone e c'era una macchinetta con... che ci andava questo pane con 5 fili di acciaio, la mettevi dentro, spingevi e facevano 5 fette così. Ma questa macchinetta l'avevate fatta voi? Era... No, loro era proprio, diciamo... di casa, no, lì s'ammazzavano. Senta, e poi c'era... E poi ti davano un pezzettino di margarina così, o un pezzettino di salame, una fetta così. Rosso, non ho mai saputo di che cos'era. Senta, poi c'era, durante l'arco della giornata, c'erano gli appelli. L'appello era la cosa più vergognosa, più schifosa, che solo i tedeschi possono fare. Gli appelli, ma quale appello, ma chi scappa? Ti contavano quando entravi, ti contavano quando uscivi, cioè. Ti contavano quando entravi. L'appello era ogni blocco 50, 60, 60, 70 persone in fila per 5, aspettare il tedesco che veniva dopo tre quarti d'ora, un'ora. Io devo portare scarpe fatte su misura, perché di pelle molto molto fine, mocassino, perché lì noi ci davano gli zoccoli di legno olandesi. Si vede che in Olanda ne facevano a migliaia, gli zoccoli di legno olandesi, che mi hanno fatto uscire due ossi, uno qui e uno qui. Io li ho visti questi zoccoli quando sono andato con mia moglie, che abbiamo girato tutto il mondo, in Olanda, in qualche ristorante ancora, che riportano queste cameriere, ma riportano con delle calzette così spesse, lì non c'erano le calzette. I zoccoli di legno, ha capito quale, sì. Certo. Ecco, la domenica voi potevate girare, muovervi nel campo, ovviamente. Nel campo, sì, se... Io vedevo dei treni passare, ogni vagone c'era un filobus italiano, vagoni senza scoperti, si portavano via tutto. Le scope erano di Firenze. Hanno spogliato l'Italia, l'Europa. Loro picchiavano, non coi bastoni,
coi tubi di gomma spessi, perché dando una bastonata a uno ti fai male alla mano. E mi aveva fatto sacco dentro, non so se mi ha capito, non mi aveva spaccato. Sì. Mi aveva fatto tutto pus dentro. Questo si è fatto dare un temperino, si era fatto a rotare quando stavamo nella baracca. C'avevamo un po' di libertà, non è che potevamo camminare, ma in quei letti così si è fatto rotare e me l'ha inciso, me l'ha raschiato. E poi con dei pezzi di carta che davano all'infermeria, una specie di carta igienica che davano all'infermeria, me l'ha pulito. Questo era niente po' di meno che il primario che imparava i professori di ginecologia all'Università di Pisa. Lei pensi? Lei pensi che scienziato era questo? Si è accorto subito quando mi ha visto qualcosa. Ecco, ma perché le avevano dato questa bastonata? Questa... Perché non c'è un bicchiere, ecco qua, aspetta, vi faccio vedere. Perché un capo mi ha detto, dammi quella tazza. E io ti ho dato la tazza vuota, col manico. Ho preso il manico e gliel'ho data così. Il dito dentro, non dovevo mettercelo. Non so se mi ha capito. Certo, no, ho capito. Cioè, in poche parole per una stupidaggine. Certo. E questo era il capò. Questo è il capò. Ah. Quindi lei ha fatto questa vita, è rimasto fino a quando in questo campo, comunque in questo sottocampo di Auschwitz? Qui c'è una, no, a Jawischowitz. Sì, ma era un sottocampo, cioè dipendeva sottocampo, da Auschwitz, senta, era un Auschcommando come lo chiamavano loro. È una cosa da cinematografo. Dopo un anno e due mesi che stiamo lì, arrivano i russi. Hanno sfondato a Stalingrado e arrivavano a Kiev, arrivavano i russi. E stavano a 60-70 chilometri da là. Entra un generale, una cosa, nel campo di concentramento di Auschwitz e fa leggere un programma. E dice, chi entra un quarto d'ora, ti hanno dato un pezzo di pane ognuno così, non è in grado di camminare per 40 chilometri, 35 chilometri, e andare a una stazione per salire sopra a dei treni, viene ammazzato qua. Perché loro non potevano lasciarti là, perché erano soldati che andavano contro loro. Siamo andati via tutti. E abbiamo rimediato le scarpe pure buone. Perché ormai il magazzino dava via tutto, perché il magazzino era, il campo di concentramento era tutto minato. C'era un mio amico un po' più anziano di me che abitava a via Portico di Ottavia vicino a me, e io gli faccio, oh, qui bisogna andare via perché ti ammazzano. Mi disse Sabatino mio, guarda, no, c'aveva le gambe così rosse. Dove vengo? Dove vado? Che non mi circola più il sangue. Come esco da qui, mi ammazzano là. Tanto vale che muoio qua. Se vedessi il mio figlio che l'aveva lasciato, pensa, il figlio che si chiamava Piola, lo chiamavano Piola perché era un ragazzetto che giocava tanto bene a pallone. Dilli che papà ce l'ha messa tutta, ma non gliel'ha fatta. Avevano deportato lui, la moglie, i figli, e questo si era salvato, stava da una zia. Stiamo un altro anno a Buchenwald,
perché ci hanno portato lì. I treni non erano più come siamo partiti da Roma, ma quei treni scoperti che ci portano il tondino, non so se la Madrid, sì. Pieni di neve, dopo 30 chilometri salite sopra, via, e ci hanno portato a Buchenwald, che è Weimar, è il centro della Germania. Lei sa che Weimar è una città importantissima, certo, della Germania, c'era la prima repubblica. Stiamo un altro anno lì a soffrire, sono morti quasi tutti. Invece si accende c'avevano una radio che sentiva tutto il campo, c'erano 100 altoparlanti. Questa radio l'hanno preso i tedeschi politici, che c'avevano anche le armi. Tedeschi politici, non l'SS, perché sì, c'è dappertutto il buono e il cattivo. Certo. Tedeschi contro Hitler. Hanno preso la radio in 3-4 lingue, hanno detto: non vi muovete, non fate, non uscite dalle baracche, non fate atti in consulti, perché ci abbiamo il campo noi e abbiamo ammazzato tutte le sentinelle che stavano sopra o sono scappate. Non create disagi e non vi muovete, che già si vedono i carri armati. Dopo mezz'ora si vedeva un gran polverone, tutti i carri armati che non sono entrati al campo. Hanno girato il campo per acchiappare più tedeschi che sia possibile. Noi ormai eravamo liberi, perché i tedeschi... È entrato dopo una mezz'oretta una macchina nera, una di queste anni 50, anni 45, 50, nera, traluscita, una Lincoln, non so che macchina era, ora, con quattro negri con l'Harley Davidson che l'ascoltavano. Scendono due generali, guardi, un film di Glenn Ford, che le posso dire, e escono questi due generali con l'elmetto, con il giubbetto e con la pistola qua, escono, danno una guardata esterefatti, non ce li avevano nemmeno loro, perché la gente l'andete immediatamente incontro, ma era tutta gente che pesava 40 kg, 45 kg. A risalire in macchina e se ne andetero. Ormai il campo era sotto controllo loro. Sotto gli americani. Quindi io uscii subito e feci un grande sbaglio, perché incontrai una jeep con scritto sopra Santa Lucia. Erano tre militari di Brooklyn, figli di americani, di mafia, e io c'avevo scritto Italia, paesa, sei italiano? Sì, sono italiano, chi è? Mi hanno dato un pacco da mangiare, io mi sono mangiato una scatoletta di patè di fegato d'oca, sono guarito a Roma dopo 4 mesi, certo, perché il fegato d'oca mi ha mangiato. La fame è fame. Quindi il campo si è liberato da solo, poi in realtà. Il campo si è liberato, liberato i si è liberato da solo con gli americani, sì, ma non hanno permesso i politici tedeschi che minassero il campo che avevano minato, sì, già. Sì. E facevano qualche rappresaglia grossa con i lanciafiamme e compagnia belli. Da quando sono stato liberato non ci hanno fatto uscire dal campo di concentramento se non è passato un mese, per noi avevamo fatto un buco e uscivamo,
ha regolato, ormai non c'era più l'elettricità, e andavamo a Weimar, che sono 20 chilometri da là, Weimar è una città come Padova, come... Certo. E andavamo qualche cosa a rimediare da mangiare, però molta roba ce lo davano, la Croce Rossa americana dava tutto quello che volevano, ma non volevano che uscivi, perché avevano paura di contagiare i militari americani. Avevano ragione. Ma io volevo farle questa domanda. La popolazione tedesca, dopo la liberazione, come si comportavano? Da tedeschi. Ancora uguale. Da tedeschi. E la generazione di Hitler era quella. Stiamo parlando di quando ancora doveva morire Hitler. Sì, sì, certo. Era la popolazione di Hitler, forse oggi ci sarà un 3%, un 5%, c'è la popolazione meglio, un po' più buona, ma quelli erano ancora tedeschi. Certo, quindi dalla popolazione non avete avuto aiuto? Cose. Ma quale aiuto? Ma non ci serviva l'aiuto. No, no, d'accordo, ma... Ma mangiare noi ce l'avevamo. Ecco, ma ritorno in Italia, chi ve l'ha organizzato? Gli americani. Americani. Non, voi non avete avuto aiuti dall'Italia? No, ma qua l'Italia, che ancora l'Italia si morivano di fame, ma ancora... Fino a che non sono arrivato al Brennero. Io mi ero fatto male a questa gamba, ma non male, uno sgraffio, un reticolato, si vede, non me lo ricordo. Successe che questa gamba, dato che non c'erano anticorpi, mi si fece una gamba così. Sono andato a Bolzano con questo Amadi Michele, ormai ci siamo... salutati tutti, stavamo all'ospedale di Bolzano, mi guarda un po' un professore, mi guarda la gamba, chiama un altro, operamo, e non mi dissero niente, mi dissero vai a Bologna all'ospedale di Sant'Orsola. Di Sant'Orsola a Bologna, è un grande ospedale. Sono andato all'ospedale di Sant'Orsola a Bologna. Ecco, ma da Bolzano a Bologna con un treno, una tradotta? In treno ci hanno dato il biglietto, e poi anche senza biglietto, ancora col vestito lì, chi toglieva il biglietto lì? Certo. Siamo all'ospedale di Sant'Orsola, gli italiani sono italiani. Mi hanno messo a una camera con un partigiano, non in corsia, in due. Mi davano tutto quello che volevo. Mi hanno curato un po' la gamba, c'avevo una resibola. Certo, un'infezione. Un'infezione così. Sì, la resibola è una... È un'infezione. Un'infezione. Anche abbastanza pesante. Pesantissima, che volevano levarmi la gamba lì. Ho detto, ma che famo? Aspetta Roma. Che mo va? Io ora non sapevo che a Roma c'era qualcheduno, qualche parente di mia madre che era romana. Mio padre era livornese, non potevano essere romani. Stavo una notte lì. Non potevo prendere sonno, questo partigiano che l'avevano operato. A Roma, dai, ma pia sonno, che non mi fai dormire nemmeno a me. Sento gli strilli per tutta questa corsia. Fatemelo vedere! Era la sorella di mia madre, mio zio e un altro due miei zii, che Amadi Michele, era arrivato a Roma e l'aveva detto, guarda che stavo aspettando.
La mattina presto hanno firmato e sono uscito. Una bella macchina, insomma, con Augusta. Augusta era una gran bella macchina, Augusta. Ce l'hanno ancora. Sì. Mi hanno portato fino a Roma, a casa di mia zia. Quindi non al portico d'Ottavia. Ma lì non c'era più nessuno. Non a Via del Tempio, numero 4. Via del Tempio, sì, certo. E lì un zio mio mi portava tutte le mattine al policlinico. Me l'hanno guarita sta gamba. L'antibiotici erano... La penicillina? No, nemmeno. I sulfamidici? Bravo. I sulfamidici mi hanno curato, e poi il mangiare. C'era questa sorella di mia madre che le voleva un bene, a mia madre che mai. Gli faceva tutti rigatoni con un etto di burro e un etto di parmigiano. E mi dava l'hamburger senza cuocere. Non so se mi ha capito. Sì, sì. Beh, carne cruda è più nutriente, no? Esatto, più nutriente. È più nutriente. Quando è tornato, lei ha raccontato, le credevano, oppure le chiedevano? Non ho raccontato niente a nessuno, solo a mia zia e mio zio e basta. Ho capito. Non mi fa... Guardi, è come che uno c'ha la moglie bella e lui è un bel giovanotto e la moglie e non gli fa mancare niente alla moglie e la moglie lo tradisce e un amico dice: ma che è successo, ma come hai fatto? Questo non ne vuoi sentire parlare. Certo. Non so se mi ha capito. Sì, ho capito. Senta, poi piano piano quei pochi che siete tornati, no? Poi c'era mio zio che aveva un grande negozio di pezzi di ricambio, sarebbero i calò, quelli delle demolizioni di automobili. Capito. Sono stato con lui un annetto e mezzo, 2 anni, e vendeva i metalli al padre suo. E io gliene andavo a portare con un camioncino, avevo preso già la patente con un camioncino. E quando andavo lì trovavo lei che mi faceva tutti i sorrisetti maliziosi. Lei. Ma anche lei li avrà fatti però a sua volta, eh? E io ho visto che era tanto caruccia, c'era 16 anni. Ecco, senti, io volevo farle questa domanda. Fidanzati. Dove ha trovato la forza di ricominciare? Cioè lei aveva perso tutta la famiglia, sì. Aveva perso praticamente quello che era la casa, insomma, i suoi beni, aveva visto e vissuto quello che ha visto e vissuto, ecco, dove ha trovato ancora l'ottimismo per andare avanti, per dire vabbè, ricomincio? Ho lavorato un po' di tempo con mio socio, mi dava 10.000 lire la settimana. Poi mi sono messo per conto mio con un camioncino piccolo, un balilla segato con il cassoncino dietro. Ho sposato, poi dal piccolo camioncino, questo è il mio magazzino, il primo, eccolo qui. Era 20 metri quadrati, 30 metri quadrati, stava in via Tribuna di Campitelli davanti al teatro Marcello, era un'ex stalla. Poi mano a mano con i risparmi di mia moglie, non è che non mangiavamo, ma lei buttava i soldi. Lei mi diceva sempre: ogni risparmio è un guadagno. Abbiamo fatto la nostra fortuna per i nostri figli e per i nipoti.